Buongiorno ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Sono Simoncino Giallo Russo ed oggi volevo un po' parlarvi della faccenda legata al futuro di Manolo Gabbiadini in uscita dal Southampton. Ma prima di cominciare a farlo vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione qui su YouTube e anche un'iscrizione su Instagram, Simoncino_giallorusso. Adesso direi che si può tranquillamente iniziare partendo col dirvi che il Milan qualche giorno fa sembrava aver praticamente chiuso per Luis Muriel del Siviglia. Anche Gennaro Gattuso aveva confermato la trattativa, ma poi il calciatore colombiano si è scoperto essere un promesso sposo alla Fiorentina ed infatti anche Pantaleo Corvino ha detto che mancano solamente firma e visite mediche per dire che il colombiano sia un nuovo giocatore della Fiorentina. La formula con la quale il Milan vorrebbe prelevare Gabbiadini è sempre quella: il prestito con il diritto di riscatto, mentre gli inglesi vorrebbero a tutti i costi una cessione a titolo definitivo, oppure un prestito con obbligo di riscatto, e il Milan, dati i limiti sul mercato della UEFA, non può assolutamente permettersi queste modalità di pagamento. Gabbiadini è un buon giocatore, assolutamente non mi ha mai impressionato. Al Napoli è stato completamente bruciato da Sarri, che lo ha impiegato come vice Higuain, ma sapete benissimo tutti voi che lui non può essere assolutamente un vice Higuain. È un trequartista, una seconda punta, quasi un esterno, ma non potrà mai fare il centravanti come lo faceva Higuain, il rapace d'aria. Non può assolutamente farlo. Tra l'altro il Milan poi lo vorrebbe prelevare per farlo giocare centravanti e dare una valida alternativa ai più gettonati, Cutrone e appunto il Pipita. Non sarebbe neanche male come ipotesi di mercato, ma non come centravanti. Se il Milan dovesse cercare un rinforzo offensivo, allora Gabbiadini potrebbe anche andare bene. Ma se no, ragazzi, no, assolutamente no. Nelle scorse ore si era parlato addirittura di un possibile, e per me diciamo quasi irrealizzabile, scambio di mercato tra Milan e Torino, Cutrone per Zaza, ma penso che comunque il Milan non voglia privarsi del suo gioiellino, che praticamente è ormai una stella già ben affermata. Fatemi sapere voi cosa pensate riguardante il futuro di Gabbiadini. Non vi ho detto le cifre, sono 13 milioni ipotetici per il riscatto, per la cessione a titolo definitivo, dipende dai punti di vista. Penso che comunque sia anche una cifra abbastanza consistente, dato quello che ha dimostrato in Inghilterra. Era partito molto bene, ma poi piano piano si è spento e la sua avventura inglese è andata un po' in discesa, fino ad arrivare proprio al basso, perché adesso non sta più giocando in una squadra che comunque lotta assolutamente per non retrocedere, nonostante qualche giorno fa, un paio di giorni fa, abbia fatto un'ottima prestazione degna di nota contro il Manchester City. Ma comunque l'esito è stato a favore degli uomini di Guardiola, che si sono imposti per 3-1. Fatemi sapere voi cosa pensate della trattativa. Vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione con campanella attivata e anche un'iscrizione su Instagram, simonsigno_giallorusso. Ciao a tutti e buon Capodanno!